Ma quante volte mi sono sentito di negli ultimi tempi? Io 100 euro per una cover band non ce li spendo. Certo, se avessi avuto un centesimo per ogni volta che ho sentito dire questa frase, a quest'ora me li sarei andati a vedere. Mi ci sarei pagato il biglietto. Certo, è vero, Phil non sarà un membro fondatore dei Pantera, ma da qui a dire che non è uno dei membri storici importanti. Sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar. I Pantera sono solamente una delle tante band che continuano a suonare senza membri fondatori. Ma da dove nasce tutto questo fetish? E da chi soprattutto? Perché devo avere per forza almeno un membro fondatore della band, se no diventa una cover band? Oggi cerchiamo di dare una risposta a queste domande. Ci proviamo almeno. Prima di iniziare però ci tengo veramente a ringraziarvi di cuore, perché questo video è uscito grazie proprio a voi, alla community. Ho fatto praticamente un box domande su Instagram per chiedervi se per voi ha senso oppure no continuare a suonare in una band dove non ci sono fondatori. Devo dire che il risultato è stato veramente straordinario e soprattutto mi avete dato veramente un sacco di spunti e vorrei parlarvene appunto in questo video. Pensate che è partito tutto per una semplice domanda che mi sono posto in macchina mentre stavo andando al lavoro, e infatti poi ho deciso di chiedervelo direttamente a voi su Instagram. Namo, cominciamo a parlarne. Namo. Ci sono un sacco di band, sia grandi che piccole, che hanno membri che sono subentrati dopo che la stessa band è stata fondata. Ma questo non vuol dire che i subentrati, i membri che sono entrati dopo, non possano mantenere la coerenza artistica dei fondatori, o magari contribuire ancora di più di un fondatore. Prendiamo per esempio i Mayhem, ok? Certo, non metto in dubbio che sarebbe stato meglio avere Dead ed Euronymous in questo momento, ma sappiamo tutti com'è andata. Attila, per quanto non sia allo stesso livello di pelle, ci ha messo veramente tutta la passione e la buona volontà per portare avanti il progetto nel modo più concreto possibile, e devo dire che ci è anche riuscito molto bene. Sotto questo punto di vista ho sentito pareri molto discordanti con il tempo. Ci sono anche tante persone che pensano che i Mayhem oggi non hanno più senso di esistere perché le menti dietro non ci sono più. Beh, come dire, così non si dà il giusto merito a coloro che hanno contribuito alla band. Tu che ne pensi di questa cosa? Scrivimelo un po' sotto qua, su un commento. Ma lasciamo da parte un attimo la questione Mayhem e prendiamo in considerazione un altro gruppo, i Lorna Shore. Will Ramos è entrato a far parte dei Lorna Shore nel 2021. 2 anni fa, signori. 2 anni fa. Sapete quando sono stati fondati i Lorna Shore? Ve lo dico io, nel lontano 2010. Will Ramos entra nei Lorna Shore precisamente 11 anni dopo la loro fondazione, ed ora li conoscono anche i muri. Vabbè dai, Lorna Shore però è un caso isolato, quanti gruppi ci stanno come loro? Prendiamo come esempio Stratovarius, gruppo power metal fondato nel lontano 1984 a Helsinki, tra l'altro con il nome Blackwater, dal batterista e cantante Tuomo Lassila, dal chitarrista Staffan Strahlman e dal bassista John Vinerva. Oh, mo non è che sesta settimana sono riuscito a pronunciare bene sti tre, la cosa dei 3.000 iscritti non vale, eh? Iscrivetevi, forza. Visions, dei Stratovarius, è uscito nel 1997, udite udite, dopo l'uscita dell'ultimo membro fondatore rimasto della band, Tuomo Lassila. Catapultiamoci ora nel 1996, esce Tuomo dai Stratovarius, ok? Già mi immagino i commenti delle persone. Oddio, è uscito Tuomo! I Stratovarius adesso non hanno più senso di esistere. Pensate ora, in questo preciso momento, se si fossero sciolti in quel momento i Stratovarius. Sarebbe rimasto un gruppo anonimo. Quello che erano appunto prima dell'uscita di Visions. Ok, così tanto anonimi diciamo che proprio non lo erano. Ma col senno di poi, no? Parliamone. Ma chi se li ricorda quei primi 5 album? Chi se li ricorda? Chi è che li ascoltava?
Oh, se li ascolti però lasci un bel commento qua sotto e mi scrivi proprio sei un coglione, va bene? Te do il permesso io. Io comunque parlo con condizione di causa, perché comunque li ho visti qualche anno fa a Fabbrica di Roma. Appunto, se andiamo a vedere il grafico della set list di quel concerto, ci sono solo due canzoni di Episode, che fa appunto parte di quei cinque album di cui sto parlando. Gli Stratovarius hanno spiccato il volo proprio con Visions, il primo album dopo la dipartita dell'ultimo membro fondatore, fino a diventare uno dei quattro pilastri del power metal. Allora Frank, ci stai dicendo che secondo te è giusto continuare una band nonostante i fondatori non ci siano? In realtà no, ed ora vi faccio un paio di esempi interessanti in cui veramente non avrebbe senso continuare un progetto. Voi riuscireste mai ad ascoltare gli Avantasia senza Tobias? Ovvio che no, e neanche avrebbe senso continuare a portare avanti il progetto senza di lui. Per chi non sa di cosa sto parlando, probabilmente vivrà su Marte, vivrà su un altro pianeta, ma io sto parlando appunto degli Avantasia, che è un supergruppo tedesco creato proprio dalla mente di Tobias Sammet, cantante degli Edguy. Cos'è un supergruppo? Praticamente si riferisce a un gruppo composto da musicisti già particolarmente famosi in altre band, o comunque sia solisti di un certo livello, comunque sia. Il sogno di Tobias con il duro lavoro è diventato realtà, ha creato una metal opera ricca di partecipanti, il più grande supergruppo power metal di sempre. È lui attualmente il volto del power metal. E vi dico una cosa, nonostante gli Edguy possano fare a meno di lui, non nego che perderebbero tantissimo, questo non lo nego, gli Avantasia non avrebbero minimamente senso di esistere senza di lui. Così come tutte le one man band che ci sono attualmente sul panorama, principalmente black metal, per esempio, no? Voi andreste mai a vedere Saur senza Andy? I Cannon & Fiber senza Noise li andreste a vedere? È vero che tante one man band oggi riusciamo a vederle live grazie al lavoro enorme dei turnisti, ma ricordiamoci che la mente dietro al progetto è essenziale. Senza Neige, gli Alcest non avrebbero senso di esistere. Ma vi posso assicurare che in questi casi il progetto si chiude praticamente da solo, perché è tenuto in piedi proprio dalla mente. Se questa smette di funzionare, ecco che il progetto crollerebbe all'istante. Altro caso limite sono i cosiddetti duo. Mi viene in mente per esempio gli Harakiri for the Sky, un duo con dei turnisti per fare live. Ovvio che se Michael e Mattias litigano, spero non succeda mai, nessuno dei due può continuare il progetto Harakiri for the Sky. Possiamo dire lo stesso per i Caladan Brood o i Summoning? Chi può dirlo? Prego solamente di non vivere tanto a lungo da doverlo scoprire. Altro caso molto limite da analizzare secondo me sono i Dragon Force. Secondo voi, quanto possono avere senso i Dragon Force senza Herman Lee? Il senso in realtà lo si può anche avere, se solamente ci fosse un chitarrista bravo quanto lui. Ma la vera domanda a questo momento è: esiste? No, non è questo il video giusto per scannarsi su Herman Lee, su Via Signori. C'è anche l'esempio dei Sabaton e dei Powerwolf. Chi ascolterebbe mai i Powerwolf senza Attila o senza Falk Maria? Anche se quest'ultimo è facilmente, tra molte virgolette, rimpiazzabile. Chi ascolterebbe mai i Sabaton senza Joachim? In realtà qui si aprirebbe anche un altro discorso che vorrei affrontare, ma in un altro video, ovvero essere una band brand. Fatemelo capire con un bel like e commentate qui sotto brand. Per quanto riguarda il discorso brand, è un argomento che a me non piace trattare, non piace proprio parlare di brand, parlare di queste cose. Per me la musica è sacra ed è musica. Un artista per me è sacro, è il lavoro più nobile del mondo. Quello che voglio dire appunto con la situazione brand è, dato che ci sono tanti gruppi brandizzati, come lo sono i Sabaton, come lo sono i Powerwolf, come lo sono tanti altri, se noi andiamo a togliere un Joachim dai Sabaton, che praticamente è il frontman dei Sabaton, è quello a cui associamo molto di più il brand Sabaton, se noi togliamo Joachim dai Sabaton, per quanto ci sia Parr, che è in grado, è assolutamente in grado di portare avanti l'idea Sabaton, e anche su questo discorso
si apre una parentesi molto enorme, perché noi possiamo anche togliere i fondatori, ma se i membri che sono subentrati riescono a portare avanti l'idea del gruppo, per quanto voi dite sia una cover band, l'idea del gruppo è quella e non dobbiamo snaturare l'idea, noi dobbiamo portare avanti l'idea. Però per quanto Parr sia in grado di portare avanti l'idea del gruppo, ripeto, il brand Sabaton è associato tra molte virgolette a Joachim, quindi un po' difficile vedere i Sabaton senza Joachim, come è un po' difficile vedere i Powerwolf senza Attila o Falk Maria. Poi il discorso è anche, come dicevo prima per Herman Lee, esiste un qualcuno che possa sostituire questi membri? Chi può dirlo? Spero di non essere mai testimone di questa cosa, sinceramente. Vogliamo prendere come esempio Vision of Atlantis? Parliamo dei Vision of Atlantis, che dopo aver sconvolto la loro formazione si ritrovano finalmente, e dico finalmente, al top del symphonic metal. Spoiler, per quanto riguarda Vision of Atlantis, di membro fondatore è rimasto solo Thomas Kaiser, il batterista. E anche qui si apre un bel dibattito, perché per quanto sia un membro fondatore è pur sempre un batterista, e un batterista quanto può essere incisivo nella band per quanto riguarda appunto Vision of Atlantis, che è una band symphonic metal. Capito qual è il senso di questa cosa? Fosse stato un altro genere posso anche capire. Anche qui, regà, fatemi sapere qua sotto nei commenti voi che ne pensate, perché qui veramente si apre un dibattito enorme sotto questo punto di vista. I Batushka, ne vogliamo parlare? Io vedo gente che va sia a vedere quelli di Christoph che quelli di Bart. Critiche a parte su chi abbia ragione o meno, entrambi i gruppi meritano. Nonostante uno abbia rubato il concept dell'altro? Di esempi, come abbiamo visto, ce ne sono tanti e io ne ho analizzati un bel po' in questo video. Ne potrei fare molti altri, come per esempio i Rhapsody of Fire, i Camelot. Sono altri due che in questo momento mi vengono in mente. È giusto quindi suonare senza membri fondatori nella band? Dipende molto, sinceramente, dal progetto. Non tutti effettivamente hanno la fortuna di essere i Sepultura. D'altra parte, non tutti i gruppi, abbiamo visto con il tempo, hanno il bisogno di sciogliersi dopo che magari è morto il frontman. Non tutti i gruppi sono i Linkin Park o i Motorhead. Caso Linkin Park è molto al limite, secondo me. I Linkin Park, a mio parere, nonostante senza Chester avrebbero avuto una enorme perdita, potevano continuare. Dato che comunque sia ci sono alcune tracce registrate con Chester, sono uscite appunto in questo periodo alcune tracce nuove del Linkin Park, però sono state registrate con Chester. Comunque io rispetto moltissimo la scelta che hanno avuto i Linkin Park, perché effettivamente se non te la senti di continuare è anche giusto così. Tutto questo discorso alla fine per dire che cosa? Per dire che bisogna sostenere la musica che ci piace in un modo o nell'altro. Sì, magari alcune volte può essere frutto di un'operazione di marketing, non lo sto mettendo sicuramente non lo metto in dubbio, ma proprio per questo motivo siamo disposti a negarci il concerto di una delle nostre band preferite di sempre? Solamente perché appunto non ci sono più i membri originali, quelli di una volta, quelli che hanno fondato la band? Ma voi a questo punto io vi faccio una domanda. Siete fan della musica o siete fan delle persone? Dipende da che idea hai di Pantera. Quanto sei fan delle persone o di quanto probabilmente sei fan del progetto in generale? Quello che mi sento in dovere di dire in questo momento del video è: valutate singolarmente ogni band. Nessuno è perfetto e capita in molti casi di ricredersi appunto dopo molti anni dall'uscita di un membro molto importante della band. Anche a me è capitato molto spesso su molti gruppi. Raga, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo e fatemi sapere in un commento voi cosa ne pensate di questa faccenda. Vi ringrazio, un grazie enorme e ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti!